Abbiamo concluso un'altra importantissima opera di ristrutturazione e questo ovviamente ci consentirà di dare ad una branca importantissima del Policlinico locali adeguati ai bisogni. Consentirà, diciamo così, anche di allargare spazi già occupati dalla nefrologia e quindi ovviamente di migliorare la qualità della vita e la sicurezza delle operazioni anche di altri reparti che potranno in questa maniera allargarsi. Dopo tanti anni continua il percorso di consolidamento del Policlinico con questa importante realizzazione che dà non solo una nuova location a tutti quei pazienti che soffrono ogni giorno il problema della emodialisi, ma offre anche un ambiente adeguato per quelle che sono le necessità di ricerca, di didattica e devo dire veramente è una grande soddisfazione per tutti noi aver concluso in quest'ultimo periodo un percorso che veramente da troppi anni i nostri concittadini pugliesi aspettavano. La palazzina è una palazzina ad alta tecnologia, ci sono come vedete le più moderne attrezzature e soprattutto in un periodo post-Covid, questo mi fa piacere sottolinearlo, è una realizzazione che offre la possibilità di assicurare quella continuità assistenziale alla quale noi stiamo puntando attraverso quegli strumenti che consentiranno a ciascuno di ricevere a casa propria le cure di cui hanno bisogno, limitando il contatto con la struttura ospedaliera in piena linea con quello che è lo sviluppo della nostra strategia assistenziale nei confronti dei pazienti pugliesi.